Siamo con Ilaria Mastrarosa, capolista del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali sulla provincia di Savona. Che cosa non è stato fatto in questi anni dalla giunta Burlando? Faremo prima rispondere alla domanda inversa, cosa è stato fatto, sarebbe più breve. Però vabbè, proviamo a sintetizzare. Innanzitutto cementificazione ovunque, provocando disastri ambientali come le ultime alluvioni. Non aver mantenuto dei patti che aveva fatto con la cittadinanza, quando alle scorse elezioni aveva promesso il non ampliamento della centrale a carbone, cosa che invece ha firmato per ampliare. È una totale mancanza del volere dei cittadini, quindi. Cioè, sotto gli occhi di tutti i disastri e la mancanza di cura che hanno della Liguria e del nostro bel paese, ma anzi, il tutelare i propri interessi. E quali sono quindi le ricette del Movimento 5 Stelle o comunque le proposte concrete? Allora, il Movimento 5 Stelle, essendo composto da cittadini normali che abitano e vivono in Liguria, come sola lobby ha dietro il cittadino e il proprio interesse, ha innanzitutto la tutela dell'ambiente e del posto in cui il cittadino vive. Quindi noi siamo per il nuovo piano territoriale urbanistico, ovvero Cemento Zero, che questo non vuol dire che si stoppa tutta una serie di atti di edilizia, anzi, ma c'è la ristrutturazione, la riqualificazione di edifici che in questo momento sono abbandonati o vengono presi da grandi multinazionali per farli diventare dei centri commerciali o dei centri residenziali. Ecco, il Movimento 5 Stelle vuole riportare invece al cittadino anche i beni primari. Poi l'energia rinnovabile. Tutte queste azioni andrebbero a portare a muovere molti posti di lavoro, cosa che invece il governo vuol farci credere che noi siamo per il no a tutto e per quindi una mancanza anche di proposte concrete che potrebbero portare nuove fonti di lavoro. Ecco, questo non è. Le nuove proposte del Movimento 5 Stelle sono innovazione, nulla da inventare ma cose che già esistono e che possono portare quindi nuove attività produttive e attive per tutti i livelli, sia turistico che per i cittadini operai, in tutti i settori. Quindi che il cittadino si prenda cura di sé questa volta quando vada a votare.